Bentornati sul mio canale YouTube di Letta Martorana e su Spreaker. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, mettete like e commentate. Supportate i miei podcast. L'incubo di Fusli, olio su tela, 1790. Vi invito ad andare ad ascoltare un altro podcast sempre su Fusli. Lo trovate all'interno della stessa playlist sulle opere d'arte. L'incubo è una delle prime opere dipinte durante il lungo soggiorno inglese, durante il quale Fuseli resterà fortemente influenzato dai miti bretoni, che all'epoca erano in voga per il Gothic Revival, e anche dalle opere di Shakespeare, che più volte ha illustrato lui stesso. Quest'opera, della quale esistono due versioni molto simili, mostra la figura idealizzata di questa fanciulla caduta in questo sonno agitato, come indica la postura chiastica. Quindi questa postura è una rilettura delle figure di Michelangelo che Fuseli ammirava. Sopra la ragazza troviamo l'incubus. E chi era l'incubus latino? Un folletto dispettoso che turbava i sonni degli umani. Sul fondo troviamo un'apparizione fantastica, ovvero troviamo la Nightmare Bretone. È la cavalla demoniaca dagli occhi di fuoco. La plasticità è data dalla luce calda ed è convincente, così come anche la scarsa profondità. E perché la profondità è scarsa ed è comunque corretta? Perché la scena si svolge in un interno buio. Al di là quindi dei ricordi classici, la scena è pienamente romantica. Perché è romantica? Perché illustra un fatto immaginario e quindi pittoresco e vuole trasmetterci una sensazione di grande turbamento, insicurezza, mostrando per la prima volta in pittura uno stato d'animo inconscio. Per quanto riguarda l'inconscio, vi rimando quindi al podcast sulla psicanalisi di Freud e anche, per quanto concerne il romanticismo, al podcast ad esso dedicato che trovate sempre all'interno di questa playlist. Sono basilari per capire quest'opera. Per la prima volta, quindi dicevamo, in pittura mostriamo uno stato d'animo la cui tensione emotiva inconscia, quindi è ai limiti dell'orrido piacevole ed è accentuata da che cosa? Dal colore cupo, come possiamo benissimo vedere in quest'opera. Se questo podcast vi è piaciuto, mettete like e lasciate un commento. Iscrivetevi al mio canale e supportate i miei podcast. Per il momento vi auguro un buon proseguimento e ci sentiamo in un prossimo podcast.